Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati su Spigolature Sonore, il canale che parla di storie e curiosità dal mondo musicale. Oggi presento una mia personale top 5 di cover che forse non conoscevate. Spero che questo video vi piaccia e vi invito a seguirmi se volete conoscere altri brani o aneddoti. Iniziamo subito dopo la sigla. Quando un gruppo o un artista decide di suonare o registrare una canzone di qualcun altro, i motivi possono essere i più disparati, ma il minimo comune denominatore credo che sia, così come per un brano proprio, la necessità di voler veicolare un determinato messaggio che ben si sposa in un determinato momento. Prima di partire, preciso, così per come è stato per la rassegna relativa ai 5 album prog realizzati al di là del muro, che anche in questo caso non c'è un ordine di preferenza, ma quella che mi accingo a presentare è più una rassegna. Detto questo, iniziamo subito. Teardrop è un brano di Massive Attack contenuto nell'album Mezzanine del 1998. Il pezzo ha ottenuto un grandissimo successo, è stato cantato da Elizabeth Fraser, che ha anche scritto il testo. La versione che propongo è quella del cantante svedese di origine argentina, José González. Questa cover si distacca notevolmente dalle atmosfere trip-hop dell'originale. Qua il pezzo viene spogliato e presentato in una versione resa esclusivamente attraverso la chitarra acustica e la voce. L'atmosfera mi evoca qualcosa degli indiani d'America, cosa dovuta forse per il suo andare, ma questa potrebbe essere benissimo una mia impressione esclusiva. Dello stesso artista, nel caso in cui vi piaccia il pezzo, vi consiglio caldamente di ascoltare la sua versione di Earthbeats del gruppo di musica elettronica svedese The Knife, e in generale, se vi piacciono le cose acustiche, tutta la sua discografia risulta a mio avviso interessante. Lascio entrambi i link in descrizione. I Die Totenhosen sono un gruppo punk tedesco che canta in lingua madre, anche abbastanza conosciuto oltre i confini nazionali. A inizio carriera i testi erano demenziali, ma con il passare del tempo la band si è mostrata sempre più attenta a tematiche di tipo politico, motivo per cui a tutt'oggi in Germania sono molto seguiti da una vasta schiera di fan. In questa reinterpretazione l'idea di fondo è un po' la stessa della cover di My Way effettuata da Sid Vicious. Confesso che la prima volta che ho ascoltato il brano, la pronuncia italiana mi ha quasi disturbato e divertito allo stesso tempo, in quanto siamo ben oltre il, passatemi il termine, maccheronico. Però il risultato vale la pena di essere ascoltato, perché è una cover, a mio avviso, molto riuscita di classic punk. Il pezzo è stato realizzato nel 1990 e fa un po' da colonna sonora dei mondiali di calcio di quell'anno. Allego direttamente il videoclip, che vale sicuramente essere visto, in quanto i membri della band fanno un viaggio su un Opel Commodore Coupé dalla Germania all'Italia, evidentemente per seguire i mondiali, a giudicare dal ciao nel cofano. Nel video si gioca molto sugli stereotipi dei tedeschi e allo stesso tempo degli italiani. Adesso non so se i tedeschi conoscono il film, ma guardandolo credo sia impossibile non pensare al Pasquale Amitrano di Bianco, Rosso e Verdone. Vedetelo pure voi e magari fatemi sapere in un commento se ha data anche a voi la stessa impressione. I The Producer sono un supergruppo formato da Riccardo Sinigallia, Vittorio Cosma, Max Casacci e Gianni Maroccolo. I quattro realizzano colonne sonore per conferenze scientifiche e nella loro musica è possibile ritrovare certe influenze della più interessante scena tedesca degli anni 70. Ad oggi hanno realizzato 3 album e una colonna sonora, dove hanno esplorato temi spaziali, il mondo vegetale e il DNA. I loro dischi sono da ascoltare con attenzione, seduti, magari con una luce soffusa, in quanto sono dei veri e propri viaggi a cui è bene approcciarsi come quando si guarda un bel film.
Tutta la loro produzione è imperdibile per gli amanti del genere e interessante per tutti gli altri. Come facilmente intuibile, la cover di Alan Sorrenti è contenuta nel loro primo lavoro, ovvero Planetario del 2012. Il pezzo si incastona bene nel disco e l'idea di aver sostituito il famoso riff di chitarra con la spiegazione scientifica è un vero colpo da maestri, cosa che i quattro in effetti sono. La produzione e i suoni curatissimi e impeccabili, qua come nel resto di tutta la loro produzione, fa sì che non ci sia una nota fuori posto e l'interpretazione di Sinigallia merita un plauso particolare. Da come ne parlo avrete capito che dei producer mi piacciono davvero tanto, motivo per cui dopo la cover, se non li conoscevate già, vi consiglio di andarvi a recuperare tutta la loro discografia che trovate in tutte le piattaforme di streaming. Una band ucraina con un nome spagnolo che suona un brano di un gruppo tedesco, direi che già promette bene. Il video su YouTube è famosissimo e conta poco meno di 10 milioni di visualizzazioni. Inizialmente si potrebbe non prenderli sul serio, in quanto si presentano a petto nudo, quasi come la copertina del primo lavoro dei Rammstein, ma non hanno esattamente dei fisici palestrati. Probabilmente sull'effetto comico ci giocano anche su, però ascoltare Duast in questa versione tra la polka e lo ska non ha prezzo e il pezzo funziona. L'atmosfera è allegra e scanzonata, con i musicisti che ci sanno davvero fare sia nell'esecuzione della canzone sia nella creazione di un arrangiamento quanto più distante possibile dai tedeschi, ma che indubbiamente funziona davvero bene. La versione in studio la trovate anche nel loro disco fatto interamente da cover, Move It, del 2012. L'album è disponibile in tutte le piattaforme di streaming e potrebbe fare la differenza in una festa. Nel corso della sua carriera, Tori Amos ha interpretato uno svariato numero di cover al pianoforte, soprattutto durante i live, e la più celebre probabilmente è la sua delicata versione di Smell Like Teen Spirit di Nirvana. Ho lasciato questa a mio avviso bellissima versione di Wrap It Around Your Finger dei Police come ultima del lotto, perché purtroppo la registrazione effettuata è di qualità medio-bassa. Il pezzo è stato rubato in un live americano del 1994 ed è stato pubblicato nell'album bootleg Under the Covers with Tori, pubblicato dall'etichetta Orient Express nel 1996. All'interno del disco è possibile trovare varie interpretazioni, tra cui la già citata Smell Like Teen Spirit. Nonostante l'audio non sia eccellente, a mio avviso è impossibile non apprezzare tutti i dettagli di questa interpretazione quasi sussurrata, che per certi versi mi fa ricordare le atmosfere di altri singoli di Police contenuti sempre in Synchronicity, come King of Pain o Teen de Sahara. In conclusione, un pezzo imperdibile che vi piaccia o meno Tori Amos. Con la presentazione di questo quinto brano chiudo qua questo breve video. E vi chiedo se conoscevate queste cover, sia in caso negativo che positivo, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto scoprire o magari solo fatto andare a riascoltare questi brani. Quindi non mi resta altro che mandarvi un saluto e aspettarvi alla prossima con altre spigolature sonore. Arrivederci!